Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avevo annunciato nel video della Premium Moro, ci andiamo a spacchettare questo bomber di settembre, il primo bomber con effettivamente una card Adrenaline Limited Edition all'interno. Ce ne saranno altri due, quello di ottobre con Ricci e quello di novembre con Becao. Eccoli qua. Queste tutte le altre limited, se avete bisogno potete fare uno screen, insomma mettere pausa e salvarvi tutte le limited che usciranno. Prezzi 5,90€ per rivista, limited edition e due bustine di Adrenaline. Qui troviamo la pubblicità, queste arriveranno presto sul canale, non appena riusciremo ad acquistarle, e sono le team box che sono associate al topolino che esce questa settimana, insomma che sta per finire, e poi le prossime settimane. Beh, direi tanta roba. Andiamo a spacchettare subito. Rivista consistente, quindi sono abbastanza interessato a leggerla. E quindi direi che ce l'andiamo prima a sfogliare, anzi vai. No, prima ci prima facciamo un attimo uno sguardo. Codice per voi. Perché giustamente mettendo nella rivista, quella sì, poi prende un po' la forma del... parecchio rovinata, vabbè, non fa niente. Sì, vabbè, però non, diciamo, crepata, solo semplicemente un po' così, però curva, si addrizza. Però qui si è un po' piegata. Vabbè, nulla di che, dai, capita, può capitare. Allora, comunque, andiamo. Mettendo nel raccoglitore non si noterà. Sì, no, infatti. Allora, andiamo, molto anche qui rapidamente. Si parla dei big match, questo è finito 3-1 tipo 5 minuti fa, questo si gioca tra un'oretta, questo nella prossima giornata di Serie A, sì, no, vabbè, ottobre. Vabbè, quindi un grande recap di tutti i grandi big match che ci saranno prossimamente. Poi si parla di Ranieri, vari poster, questo... Ora che vado in Erasmus, questo potrei portarmelo. Attacchi in stanza. Potrei portarmelo questo posterino di... Tra l'altro questa maglia che ancora deve fare l'esordio su un campo di Serie A. Non so se il Napoli l'ha messa questa... No, forse l'ha messa quella bianca. No, sì. Penso l'abbia messa, sono io stupido che non me la ricordo. Un po' di poster vari con Megnani, Immobile, Frattesi, eroe della Nazionale, Rabiot. E bentornate alle tre squadre che sono risalite in Serie A. Si parla di Retei. Serie A, azzurro, la top 11, questi sono più o meno, top 11 Serie A, vabbè, chiaramente, no, ora pensavo alla nazionale, non c'è Donnarumma, perché sa che si gira Donnarumma. Poi articolo molto lungo dedicato a Messi, che sta facendo faville nell'MLS, l'articolo sulla rabbia, che una volta che qualche pagina tipo Sky Sport, Gazzetta Pubblica, qualcosa sulla rabbia, tutti i commenti che dicono, non pubblicate questa roba, sono d'accordo, perché, dare visibilità a sta lega, non so quanto senso ci abbia, però... Effettivamente, se c'erano tutti questi giocatori super forti, richiamano un po' di interesse. E poi la pubblicità del prossimo ottobre, del prossimo bomber di ottobre. Ok, ci andiamo ad aprire rapidamente questi due pacchetti. Una testa, parto io. Allora, bustina promozionale, campione di Serie A. Non come dire, come il meme, non mi aspetto niente, sono già deluso. Guarda, lo starter pack ci è uscito player, quindi potrebbe, sì. Mi sembra di sì. Potrebbe sì, ripeterci sì. Qualcosa del genere, quindi no, non si ripete qualcosa del genere. Male, no. Codice. Non si ripete proprio niente. Però non è detto, magari nell'altro pacchetto si trova qualcosa. No, una stella, Carlos Augusto stella, dai. Non mi lamento. Bomber. Poteva sempre andare peggio. Portiere. Allora, El Shaarawy, Bradaric, portiere. Ochoa, bellino. Ochoa portierone, non so. Sul backen, forse questo abbiamo trovato poco, o forse la prima volta lo troviamo. Zambone, freschissimo, stasera vedi giocare bene. Che ultima partita mi hai fatto niente incantare. Va bene, poi c'è Vignato che troviamo in tutte le salse. Quest'uomo è ovunque, questo ragazzo, questo giovincello. Ah sì, apertura molto molto rapida per farvi vedere questo prodotto che trovate in edicola, in realtà già dal 10 settembre, e poi il 10 ottobre troveremo un altro bomber in edicola. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se ancora non e ci vediamo alla prossima.